torno un momento sul titolo, perché da dove siamo partiti. Cioè, questa giornata aveva l'obiettivo principale quello di creare in qualche modo una base di conoscenza comune, in modo tale che l'azione di ogni NRC, nonché l'azione di ogni soggetto che voi NRC ritenete importante coinvolgere, sappia in qualche modo dove vanno a finire poi le informazioni tecniche che forniscono, perché questo cambia anche le modalità con cui naturalmente si interagisce. Quindi, per incentivare e facilitare la cooperazione, in realtà che cos'è che dobbiamo sapere? Quindi facciamo un po' una sintesi di tutto ciò che abbiamo visto. Qual è la cornice entro cui mi muovo? E qui riprenderò un momento l'articolo 2 del regolamento del 2009 che istituisce l'Agenzia Europea, in modo tale da fissare delle questioni che proprio mi delineano il perché si chiedono determinate informazioni. Per capire cooperare devo conoscere anche i soggetti, li abbiamo già visti in dettaglio, ma ora li schematizzeremo, nonché le interazioni tra questi soggetti, parlo di Management Board, di MFP e di NRC, nonché di NRC. Conosciuto tutto questo, io riesco a decidere cosa, in che modo cooperare, oltre che ovviamente per quello che mi chiedono, anche come poi riportare determinate informazioni a livello nazionale. Quindi dove ci muoviamo? In realtà lo scopo, tutto lo scopo dell'esistenza dell'Agenzia ambientale qual è? È quello di proteggere e migliorare l'ambiente, promuovere lo sviluppo sostenibile fornendo informazioni oggettive, affidabili e comparabili. Quindi le informazioni per l'Agenzia ambientale che cosa sono? Lo strumento per perseguire questo scopo, uno scopo che chiaramente come tale, essendo uno scopo, è qualcosa a cui tendo, non raggiungo, è di lungo periodo quantomeno. E come lo faccio? Raggiungendo invece questi sì che voglio raggiungerli, degli obiettivi. Queste informazioni a cosa devono essere utili? Questo vale in generale in tutte le materie che seguono, quindi vale per tutti gli NRC. Devono essere utili a poter scegliere delle misure volte a proteggere l'ambiente, quindi l'informazione che io vado a fornire, nonché quella elaborata a livello poi europeo, servirà a cosa? A dare degli strumenti alla relativa DG della Commissione, nonché a tutto il processo di legiferazione comunitario, per poter scegliere delle misure volte a proteggere l'ambiente. Ma a cos'altro servono? Servono anche a valutare i risultati di tale misure, perché il processo delle politiche ambientali europeo non finisce col reporting, anzi il reporting è il momento attraverso il quale rivado a vedere le politiche, rivado a vedere le misure, eventualmente faccio le modifiche e poi le riapplico e quindi le rivaluto. Quindi è un flusso circolare. Cosa è accaduto finora in Italia in media? È chiaro che ci sono delle cose che vanno meglio, delle materie che vanno meglio. In generale questo flusso informativo è visto in qualche modo in senso solo unidirezionale, cioè io vado a fornire le informazioni a livello europeo e più difficile poi la valutazione a livello nazionale, quindi un flusso che è lineare invece che circolare, fatica ad essere circolare. L'altro obiettivo dell'Agenzia Europea è quello di informare il pubblico sullo stato ambientale e infine anche quello di fornire sostegno tecnico e scientifico agli Stati membri. Con questo scopo e questi obiettivi, i tre soggetti chi sono? Il Management Board, che abbiamo detto è composto da un rappresentante di ciascuno dei 33 Paesi membri, da due rappresentanti della Commissione Europea e da due esperti scientifici designati dal Parlamento Europeo. Ora, al di là ha anche altri compiti il Management Board, per cui la nomina del comitato scientifico e la nomina del direttore esecutivo, ma a livello operativo, per quel che serve per il nostro lavoro,
il compito operativo è quello di adottare i programmi di lavoro, sia quello pluriennale che poi quello annuale. Nella situazione attuale, avete sentito, siamo rappresentati come paese dal Ministero e come Alternet dall'ISPRA al momento. Il National Focal Point chi sono? Allora, sono un gruppo di esperti che provengono da organizzazioni ambientali nazionali e sono nominati dal rispettivo paese e sono autorizzati con questa nomina ad agire come principale punto di contatto dell'agenzia per gli altri membri dell'EIONET e per i soggetti interessati. Qui sono proprio il punto focale, questo a cosa serve, perché di fatto in un sistema, diciamo, come quello europeo, in cui ci sono vari stati membri, è chiaro che cerco un unico punto di contatto che poi interagirà con l'intera rete. È un sistema appunto a rete, per andare verso poi un coordinamento delle azioni, che però è un processo. Il compito operativo del National Focal Point è quello di coordinare infatti la rete nazionale composta dagli NRC al fine di sostenere l'attuazione del programma di lavoro dell'agenzia. E nella situazione attuale abbiamo il nostro NFP, il direttore del DG Sina, e al nostro interno ci siamo organizzati come un gruppo multidisciplinare, proprio perché le materie sono moltissime e quindi per riuscire a stare diciamo dietro, oltre che per numerosità di attività, anche proprio per competenza, essendo la materia ambientale, come abbiamo detto più volte, multidimensionale, una professionalità sola fatica un po', insomma, per cui il nostro team è costituito da un ingegnere, un chimico, un economista e anche la parte informatica. Il National Reference Center chi è? Un esperto, un piccolo gruppo di esperti che operano in organizzazioni ambientali nazionali. Sono anch'essi nominati dal rispettivo paese e lavorano con l'Agenzia Europea e con i centri tematici ambientali. E svolgono attività su specifiche tematiche dell'Agenzia Europea. Nella situazione attuale praticamente tutte le strutture tecnico-scientifiche del nostro istituto sono rappresentate. Vi sono poi i centri tematici europei e nella situazione attuale sono questi elencati. Ma dopo aver capito, diciamo, chi sono e quali sono i compiti, è utile, diciamo, nel lavoro degli NRC capire in quei ruoli come interagiscono questi soggetti. E diciamo che il rappresentante del management board, nel partecipare, qual era il principale compito? È quello di adottare il programma pluriennale e il programma annuale, tiene conto delle informazioni coordinate dal National Focal Point. A quale scopo? Per rappresentare una posizione nazionale. Ecco quindi perché c'è un ruolo, diciamo, di coordinamento e di messa poi a sistema delle informazioni che hanno funzionalità diverse da quelle, diciamo, per andare a contribuire ai singoli report, alle singole richieste. E l'NFP, nel coordinare la rete nazionale degli NRC, svolge un'attività finalizzata alla promozione e alla disseminazione delle informazioni e dei risultati derivanti dalla rete e quindi svolge un'azione di elaborazione di informazioni ad hoc, evitando l'inefficace mero trasferimento di informazioni, perché se, diciamo, la montagna di informazioni che voi fornite, nonché quelle che ricevete, no, sono enormi. Il mero trasferimento all'eventuale management board sarebbe poco utile per tenere una posizione nazionale. Poi che cosa fa? Fornisce consulenza ai membri del management board, dell'agenzia, e sviluppa contatti con altre reti interessate. Gli NRC chi sono? Tecnicamente sono istituzioni. E non persone, in alcuni paesi possono corrispondere anche istituzioni territoriali, cioè anche lo stesso NFP diciamo, è
l'ISPRA stessa, NFP. Poi è chiaro che identificano una persona responsabile. Solitamente corrispondono a piccoli gruppi di persone scelte sulla base di profili. Profili definiti non soltanto con una competenza, diciamo, di tipo tradizionale, ingegneristica piuttosto che biologo, eccetera, ma nell'ambito di tutto il mandato del profilo. Per cui, tenendo conto di qual è la motivazione per cui esiste quell'NRC, quale tipo di contributo è chiesto all'NRC, che tipo di expertise ha, deve avere. Diciamo, una definizione però, come dice la stessa agenzia, in realtà che tenga conto di tutto ciò che è, che fa l'NRC, in realtà diciamo è difficile da tenere. Cos'è possibile e come interpreta l'agenzia ambientale l'NRC? Si ritiene utile dare una classificazione che dipende dal tipo di attività che l'NRC viene chiamato a fare. Per cui l'agenzia europea ne individua tre modi per riclassificare tutta quella lista di NRC che grosso modo ormai conoscete. Un primo modo è quello basato sui prodotti, cioè una riclassificazione degli NRC in base ai prodotti che si scelgono. Un secondo modo è basato sul programma, sul contributo al programma, e un terzo modo è sul ciclo di policy, per cui vediamole un momento. Questa è la classificazione degli NRC in base ai prodotti, cioè qual è l'obiettivo che ha quell'NRC rispetto a questa classificazione. Nel caso vedete la prima parte, dati e prodotti sono forniti sostanzialmente dagli NRC di tipo tematico. La parte del report è fornito dagli NRC, diciamo, considerati in relazione ai settori economici, vedete ambiente, agricoltura, ambiente, energia, ambiente, trasporto, rifiuti, che è praticamente trasversale a tutti i settori economici. E poi c'è diciamo, una terza parte che viene individuata come le tematiche emergenti o la capacity building, e sono tutte quelle tematiche trasversali, nonché le materie trasversali, che invece trasversali nel senso che riguardano tutti gli NRC. Quella che voi solitamente conoscete è questa seconda, che avete visto anche adesso con Maria Gabriella, per cui è, diciamo, una classificazione degli NRC in base ai contributi che si danno rispetto all'attuazione del programma. Per cui una prima parte è l'informazione sullo stato dell'implementazione delle policy, poi c'è la valutazione delle sfide sistemiche, nonché la parte di co-creation, eccetera. Ce n'è anche una terza, secondo la visione dell'agenzia ambientale, che è quella che distribuisce e riaggrega di nuovo questi NRC in base all'inquadramento dell'argomento, cioè una qualsiasi tematica, si parli di foreste piuttosto che di uso del territorio, dipende in realtà da come inquadro l'argomento per poi, diciamo, in qualche modo andare a definire le misure che vado a prendere in termini di direttive e nonché all'applicazione. Una seconda raggruppamento è quello della valutazione dell'efficacia delle policy, e infine al solito ci sono le questioni trasversali. Questi tre perché ve li ho presentati? Perché di fatto è un modo sintetico per dire che non è solo la tematica che guida il tipo di informazione, quindi non è solo un aspetto meramente tecnico a guidare, diciamo, il contributo dell'informazione verso l'agenzia ambientale, ma anche dipende dal contesto dove questa informazione viene usata. E quindi conoscere questi tre modi con cui classifica l'Agenzia Europea le modalità con cui, diciamo, si interfaccia con gli NRC significa comprendere meglio quella stessa informazione, come la posso dire tenendo conto di ciò che sta avvenendo a livello nazionale. È per questo che poi magari in un'altra riunione sarà utile, per esempio, far vedere quali sono le expertise richieste per ogni NRC che non sono mai identificate con la specializzazione del tipo ingegnere, biologo, economista, eccetera, ma è una visione appunto di expertise, quindi non solo di competenza meramente tecnica.
Per cui, per esempio, una cosa sempre richiesta è appunto avere la capacità di valutazione sistemica delle politiche a livello comunitario. Ce le abbiamo? Se no, ed è possibile che debbano essere in realtà, dovremmo capire a livello nazionale come andare a costruircela a un livello di base, perché è chiaro che tutti non possiamo sapere tutto, ma a livello, diciamo, di inquadramento delle tematiche, di come l'Agenzia europea, ma non solo in generale, di come diciamo, nella sede comunitaria vengono intesi certi argomenti e cosa si sta facendo, questo livello di conoscenza comune invece è un utile scambio da avere. Quindi abbiamo capito quali sono i soggetti, chi sono, che cosa fanno, ovviamente ripeto, vi ho elencato il compito operativo che serve a noi come tecnici, qual è la situazione nazionale attuale dei vari soggetti, come interagiscono tra loro, qual è diciamo, il framework delle varie informazioni, i macro schemi, no? A questo punto, diciamo, c'è una constatazione da fare, che peraltro non è nostra, ma diviene direttamente dall'Agenzia europea, che appunto sottolinea che quindi la rete Eionet è molto di più che una semplice rete per, diciamo, fornire i dati. Ed è quindi deve essere interpretata come una rete ricca di fonte di informazione, è una ricca fonte di informazione anche a livello nazionale. Tra l'altro, questo sta proprio nel regolamento 401 del 2009 che vi ho fatto vedere, cioè uno degli obiettivi dell'esistenza dell'Agenzia europea, nonché dell'istituzione della rete Eionet, è proprio quello di supportare a livello tecnico-scientifico gli Stati membri. Ma come rendere concreta questa fruizione dei dati e delle informazioni? Dobbiamo chiederci innanzitutto chi sono i potenziali fruitori, cioè noi riportare, diciamo, poi come facciamo collaborando e avendo degli scambi a riportare queste informazioni a livello nazionale per le attività proprio che si svolgono. I potenziali fruitori, diciamo, ogni unità sicuramente di ISPRA, no? Rimanendo al nostro interno, è potenzialmente interessata a delle informazioni. Cos'altro? Le altre reti nazionali, in primis il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. E poi le altre amministrazioni pubbliche, il Ministero, le Regioni, eccetera. Nonché le altre reti comunitarie, INPEL e l'EPA Network. No, e infine, ma non per minore importanza, ai cittadini e alle imprese. Se i destinatari, diciamo, i possibili potenziali fruitori sono così variegati, anche le modalità con cui costruisco e elaboro le informazioni saranno diverse, no? Altrimenti, diciamo, perdiamo di efficacia. Per cui, che cos'è che possiamo fare? Diciamo, l'approccio che stiamo usando attualmente è che nel fornire i dati è quello di, diciamo, supportare questo flusso a due vie e quindi intanto porcela la questione, cioè il fatto che il lavoro che si va a fare all'Agenzia europea in qualche modo dobbiamo cercare un modo, ma dobbiamo riportarlo a livello nazionale. Quindi nel fornire dati e contributi tematici raccogliamo informazioni utili per definire un piano di disseminazione delle attività Eionet a livello nazionale. Con quali strumenti? La giornata di oggi è una possibilità. E dobbiamo considerarla come un evento informativo di tipo generale, come vedete abbiamo toccato un po' tutti i temi. E ne prevediamo due l'anno, perché anche in corrispondenza, diciamo, delle riunioni del Management Board e delle NFP, in modo tale che sia anche un'occasione per informare voi di quello che diciamo, sta accadendo. E dopodiché si può agire con giornate informative di tipo tematico, su priorità individuate che potranno venire su richiesta della nostra direzione generale, piuttosto che del Ministero, piuttosto che dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. L'altro strumento per, diciamo, supportare il flusso a due vie che abbiamo pensato, ovviamente la pagina intranet e internet, sia per questioni tematiche tecniche, ma anche per andare a evidenziare eventuali vacanze o bandi che sono presenti.
E con il materiale poi che riceverete da questa riunione, vi invieremo anche un link per segnalazioni di questo acronimo che vedete qui, che è Working Group Cooperation, Coordination e Communication. Che cos'è questo Working Group? Intanto partecipiamo noi come Italia insieme a Portogallo, Francia, e Ungheria. Quindi siamo un gruppo ristretto. Che è nato perché in relazione, diciamo, a questo processo di riorganizzazione dell'Agenzia Europea, vuole facilitare questi processi, cioè il processo di cooperazione e quindi di coordinamento attraverso anche strumenti di comunicazione. E una delle variazioni che verrà fatta, e che è uno strumento che può essere utile anche per il lavoro, diciamo, vostro, è quello che riguarda il portale Eionet, quello che magari conoscete, no? Dove avete le credenziali e andate a prendere i vari documenti. Avrete notato che quel portale, mentre diciamo, assolve pienamente a delle funzioni di tipo di database, nel senso che tutte le informazioni sono assolutamente standardizzate, è un po' meno user friendly, nel senso che diciamo, è ancora l'interfaccia che renda più facile o comunque facilitata l'accesso alle informazioni. Su questo si deve lavorare. E questo è uno dei bisogni rappresentati dai paesi, e che peraltro trova riscontro anche nelle intenzioni dell'Agenzia Europea, la quale al momento ha il problema un po' che esiste ovunque in questo momento storico, cioè non è tanto di andare a reperire ulteriori informazioni, ovviamente sto parlando in generale, per alcune tematiche c'è anche questo problema, ma è di portare a sintesi le informazioni per renderle utili agli obiettivi che ho di valutazione. E lo strumento, diciamo, del portale in realtà è un lavoro che serve sia ai destinatari del portale, ma anche a fare questo lavoro di razionalizzazione. Quindi è un processo anche lì, diciamo, bidirezionale. Quindi questa è la parte, diciamo, sintetica per dire. Che cos'è la rete Eionet? È composta da dei soggetti che hanno dei compiti, rappresentata a livello nazionale in determinati modi, quali sono i compiti degli NRC, come noi possiamo agevolare questo flusso a due vie. Sulla base di questo, nel pomeriggio, ascolteremo, diciamo, alcuni nostri colleghi che hanno già partecipato nel 2018 a delle riunioni, e sono quelli in nero, mentre quelli in grigio, anche per una questione, diciamo, di tempo, abbiamo scelto questo criterio. Quindi chi aveva già dei risultati dalle riunioni è stato invitato a partecipare. Se sono appunto 24, se li contate, questi sono 23, perché in realtà c'è Forest che ancora è di nuova costituzione. Questa è un'informazione anche per voi, insomma, e gli NRC nazionali sono ancora da nominare. E forse stiamo valutando al nostro interno, e ora anche con il direttore generale, può essere il primo NRC in cui riusciamo già a coinvolgere delle agenzie regionali, e quindi in qualche modo funzionerà anche da progetto pilota in questo senso di integrazione tra la rete Eionet e quella nazionale. Questo, diciamo, è tutto. Ci possiamo vedere poi a questo punto. A che ora? Abbiamo fatto un pochino più tardi. A che ora? 2, alle 2 qui?